Palmina e Rolando Ramoscelli oggi ci ospitano nella loro cucina per prepararci un piatto tipico di San Costanzo. Cosa andate a cucinare, Rolando? Dunque, oggi cuciniamo un filetto al vino nuovo, che come filetto non è proprio un piatto. Il piatto tipico erano le salsicce che si cucinavano con vino nuovo. Noi abbiamo fatto un'evoluzione a questo piatto, dando importanza alla carne marchigiana e cucinandolo in una maniera molto molto classica e antica. Il sapore del vino nuovo sostituisce totalmente ogni tipo di spezia che noi potevamo aggiungere al piatto. La salsiccia è già speziata, in parte già nella sua preparazione, mentre invece il filetto non ha nessun sapore, è totalmente amorfo. Quindi gli ingredienti principali sono? Olio extravergine di cartoceto, una noce di burro, filetto infarinato e vino nuovo. Sì, questo è un bel filetto di carne marchigiana. Adesso abbiamo tolto la testa e procediamo a tagliare. Tagliamo quattro fettine di filetto, che in questo caso si chiama medaglione quando è più basso. Quando è più basso ancora si chiama butterfly, questo è un termine tecnico che non si usa sicuramente nella cucina nostra. E poi il filetto pure si fa molto più alto, ma in genere i marchigiani non amano molto la carne al sangue. Quindi noi siamo arrivati a un compromesso tra il filetto, il vino e il gusto dei marchigiani. Lo schiacciamo, non si deve mai schiacciare, battere, perché altrimenti si rovina. Nel caso se uno lo volessimo più basso, basta pigiare il palmo della mano sopra il filetto. Ecco, questi sono quattro bei medaglioni di carne. Sì, dunque abbiamo messo burro e olio. Purtroppo questi piatti così bisogna scendere a qualche compromesso, perché anche la presentazione del piatto, che poi la salsina si debba addensare, è importante, e quindi il burro fa questo effetto. Cucinato solamente con l'olio resterebbe il piatto leggermente unto, anche se poi vedremo che il vino la sua presenza ce l'ha. È un piatto che noi facciamo da anni con il lacrima, non nuovo come questo che usiamo oggi, ma la differenza è minima, perché il lacrima è un vino, essendo un vino con pochi tannini, ha dei grandissimi profumi ed è uno dei vini marchigiani che si può bere giovane, quindi non c'è bisogno della macerazione carbonica o criomacerazione come per i novelli. Questo è un vino che è pronto per conto suo. Così la famosa, il rosso di Pergola, più conosciuto come Vernaccia, che per regole nostre, questo labirinto, non si può chiamare più Vernaccia, è come uno che ha perduto il padre, diciamo, se cambiano. E anche questo è un vino che potrebbe essere utile per fare un piatto del genere, per insaporire di più. Questi vini aromatici in Italia sono tantissimi, tipo l'Ambrusco, tantissimi altri, Vutturni, ma noi parliamo della nostra regione, c'è anche la Vernaccia Sera Petrona, che troviamo in una zona molto ristretta, un vino che è stato conosciuto molto come spumante, un po' meno come vino secco. Il coltivatore marchigiano conosce i suoi ulivi quasi come fossero dei figli, e la produzione marchigiana è minima, noi produciamo l'1,6% del prodotto nazionale, però la qualità è altissima, e questo basta vedere i concorsi oleari che vengono svolti in Italia, non sono tantissimi, nelle Marche se ne svolgono due, uno per gli oli nuovi a Fano, è l'unico in Italia che prende in considerazione l'olio appena fatto, e il famoso Orciolino d'Oro di Gradara, che premia sempre oli di grande prestigio che poi si presentano sul mercato internazionale. Io tra i miei preferiti sono sicuramente gli oli marchigiani, in alternativa oli siciliani. Ringraziamo per averci ospitato Rolando e Palmina Ramoscelli nel loro ristorante da Rolando, Cucina Dialettale.